sta per iniziare appunto questa attesissima partita di derby tra Ischia Calcio e Real Forio e vediamo insieme le formazioni. L'Ischia Calcio, come abbiamo detto prima, allenata da Enrico Bonocore, mette questa formazione in campo: Gemito, Florio, Zazzaro, Matutui, Chiariello, Di Costanzo, Mattera, Trofa, De Luise, Simonetti, Cibello. Il Real Forio risponde in panchina con l'allenatore Giuseppe Monti, Iandoli, Sirabella, Accurso, Pistola, Sangaré, Monti, Castaldi, D'Angelo, Rubino, Sogliuzzo e Castagna. Si parte, è iniziata finalmente la stagione sportiva Ischia, la partita tra Ischia Calcio e Real Forio. Cibelli allarga tutto, attenzione, l'Ischia pericolosamente in avanti, spiovente il tiro e gol! 1-0 subito, grazie al gol dell'Ischia con Mattera. Attenzione, Mattera si accentra, prova il tiro, palo, un tiro da fuori, almeno da 20 metri. Prova di nuovo il passaggio, riparte però il Forio con Sogliuzzo, e un 2 contro 2. Prova il tiro, fuori. Tutti. Attenzione, prova il tiro da fuori, Simonetti. Cerca di piazzare, non riesce, tiro molto centrale, facile preda di Iandoli. Potranno essere incisivi. Intanto si riparte appunto con l'incontro tra Ischia e Forio, questo incontro di Coppa Italia. Seprano fermato dalla difesa ischitana. Attenzione, occasione pericolosissima con Castaldi, tu per tu. Che parata di Gemito, che riesce all'ultimo a recuperare e a prendere il pallone. A ripartire la squadra foriana con Castaldi, velocissimo, Castaldi il tiro, incredibile, il difensore dell'Ischia butta la palla fuori, era praticamente un gol fatto, ma provvidenziale davvero. Gemito e a Filippo Florio non si sono potute concretizzare. Attenzione, Forio prova ad andare avanti, e gol, autogol mi sembra. Intanto c'è il gol dell'1-1. Del Forio grazie a Solimeno. Cisa riparte l'Ischia, Trofa prova a far ripartire il giocatore dell'Ischia, il prova il tiro, il numero 19 Starita, il neo entrato che impegna Iandoli in una parata importante. Vediamo però, attenzione, ora l'azione per l'Ischia, scarta il portiere Simonetti e c'è il gol, 2-1 Simonetti. Attenzione, ancora l'Ischia, pericolosa, slalom di Arcamone e poi c'è il gol, 3-1 Arcamone. C'è un mucchio in area di rigore, attenzione, il portiere esce male, non ne approfitta il Forio, praticamente con la porta vuota la palla si infrange fuori. Ancora palla dell'Ischia. Bello qui il passaggio per De Luise. Intanto c'è gol, ma l'arbitro ferma tutto. L'Ischia. Attenzione, prova il tiro in porta direttamente. Simonetti, bravissimo. Iandoli a smanacciare fuori. Grande parata qui. Dove c'è il numero 19, Starita, che viene fermato. Guardaline alza la bandierina, attenzione, viene espulso Monti per somma di ammonizione. Matarese prova il tiro in porta direttamente con un rimpallo, c'è il gol di Filippo Florio. Le parti di Rubino, finisce così, l'Ischia vince 4-1 alla prima partita di questa Coppa Italia.